Napolitano torna a sostenere lo sforzo del governo Monti per l'Italia, impegni gravosi, servono rigore, equità e coesione, dice il capo dello Stato. Reduce dalla missione a Parigi, il Premier va alla festa del tricolore di Reggio Emilia, difende i sacrifici che ci permettono di essere più rispettati e dice nessun paese europeo è tanto forte da poter andare da solo nell'affrontare l'economia globale. Applausi e qualche contestazione leghista. Liberalizzazioni, decreto in dirittura d'arrivo, prevede provvedimenti nel settore della distribuzione dei carburanti, ma anche su tassisti e farmacie. Le categorie interessate sul piede di guerra, Pitruzzella, presidente dell'antitrust, dice queste misure valgono un punto e mezzo di PIL, ovvero 20 miliardi di euro. Dopo Cortina, nuovi blitz antievasori a Portofino e nei porticcioli della Riviera Ligure. Controlli anche nei locali vicini al porto di Genova. E le polemiche continuano. Il PDL attacca il capo delle entrate. Befera parla di stato di polizia. Attacca, non si criminalizzi la ricchezza. Il PD risponde, niente, intimidazioni al fisco. Roma criminale si stringe il cerchio intorno ai killer del commerciante cinese e della figlia di 9 mesi. Gli investigatori avrebbero individuato i killer. Non erano balordi e conoscevano bene l'attività di money transfer della vittima. Nascosta e non abbandonata in un casolare la borsa con oltre 10.000 euro. Allarme del ministro Cancellieri, brutto clima, temo un'escalation di violenza. Dopo la lunga pausa natalizia, oggi riparte il campionato di calcio con gli anticipi Siena-Lazio e Inter-Parma, ma è la guerra del mercato. Sull'acquisto di Tevez a tenere banco nella lotta tra le milanesi entra in scena il terzo incomodo, il Paris Saint-Germain di Ancelotti, che fa la sua offerta per l'argentino del Manchester City. E 31 in questo momento, una buona giornata dalla redazione del telegiornale. Si riparte allora, si riparte dalla festa del tricolore, questi 125 anni celebrati questa mattina a Reggio Emilia. Il viatico è il messaggio del capo dello Stato, lo anticipavamo nei titoli, dice Napolitano, il periodo che ci aspetta è pesante, dunque servono equità, rigore ma anche coesione nazionale. Alla festa è presente il presidente del Consiglio Monti, che è reduce da Parigi, dal viaggio parigino importantissimo per tessere quegli accordi fondamentali intanto con Sarkozy, per l'appunto per poi far pesare di più il nostro paese in Europa. E non a caso infatti Monti ha detto che nessun paese europeo è così forte da potersi permettere di andare da solo. Monti sta parlando ancora di evasione fiscale, lo vedremo fra un momento perché già lo anticipavamo nei titoli, sono tante le polemiche che infuriano, ma intanto facciamo il punto della situazione con Paolo Celata. Gli impegni sono gravosi, ma l'Italia è in grado di affrontarli con rigore ed equità. Il nostro paese è in grado di trovare le energie positive per affrontare la crisi, aggiunge ancora il capo dello Stato Napolitano nel messaggio inviato questa mattina in occasione delle celebrazioni per il 215° anniversario della bandiera tricolore a Reggio Emilia. Parole che confermano la piena sintonia del capo dello Stato con il presidente del Consiglio Mario Monti, presente stamattina a Reggio, reduce dal mini tour europeo sull'asse Bruxelles-Parigi. Nel suo breve intervento al Teatro Valli di Reggio, Monti, contestato all'esterno da un gruppetto di leghisti indignati ed esponenti di Rifondazione Comunista, dopo aver ribadito che in Europa nessuno può fare da solo, ha voluto sottolineare il valore dell'unità del Paese. Questa unione tra Reggio Emilia e Salerno è anche un simbolo di come dobbiamo vedere l'Italia, di come dobbiamo unirci perché l'Italia sia sempre più forte e rispettata in Europa e nel mondo. Ruolo del nostro paese che il Premier ha rivendicato con forza nel vertice ieri a Parigi con il presidente francese Sarkozy. L'Italia sta producendo uno sforzo senza pari per arrivare al pareggio di bilancio, ma tutto potrebbe rivelarsi vano se non troveremo una sponda europea alla spiegazione di Monti che ha convinto Sarkozy. Giusto il rigore tedesco sui conti, ma la mancanza assoluta di elasticità nella gestione della crisi può portare allo sfascio dell'Unione e della moneta unica. Il ragionamento di Monti che ha fatto l'esempio di Penelope che tesse la tela di giorno per disfarla la notte. Monti completerà la prossima settimana il giro europeo andando mercoledì a Berlino e poi il 18 a Londra.
Una doppia trasferta prima del triangolare a Roma con Sarkozy e Merkel annunciato per il 20. Qualche ostacolo il Presidente del Consiglio rischia di trovarlo sul fronte interno. Monti conta di presentarsi all'Eurogruppo di fine mese con il pacchetto Crescitalia in fase di approvazione. Sul suo cammino però ci sono, oltre all'opposizione netta delle parti sociali, dubbi dei partiti che lo sostengono. Il PDL chiede chiarimenti sulle liberalizzazioni, il PD sul mercato del lavoro. Noi dobbiamo dire in Europa, e mi pare che lo stiamo dicendo con chiarezza, noi di manovre ne facciamo più, perché più del 5% di avanzo primario a un paese non si può chiedere. Facciamo il pareggio di bilancio nel 2013, non lo fa nessuno. Ecco, non pensino di trattarci come la Grecia. Allora, nessuna manovra, ma le liberalizzazioni sì, sono il primo passo, quello immediatamente successivo appunto a questo weekend, perché nei giorni scorsi era stato presentato il pacchetto di proposte dal Presidente dell'Antitrust a Governo e Parlamento, e a questo punto bisogna mettersi in cammino. Fra l'altro proprio il Presidente Monti poco fa ha detto che le misure che sono state prese, ma soprattutto quelle che verranno prese, sono fatte pensando ai giovani del paese, eppure lo avete sentito, sulle liberalizzazioni ancora ci sono tantissime resistenze. Francesca Roversi. Sulle liberalizzazioni ormai l'amo è lanciato, il governo sta lavorando sul documento dell'antitrust che secondo i rumors di inizio anno dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri quanto prima. 90 cartelle con tutte le proposte nero su bianco dell'autorità per la concorrenza, e oggi dalle pagine del Corriere della Sera è proprio il presidente dell'antitrust a spiegare perché la deregulation nei servizi diventa per l'Italia un passo importante non più prorogabile. Secondo le stime dell'OCSE e di Banca d'Italia, dice Giovanni Pitruzzella, le liberalizzazioni potrebbero valere sino ad 1,5% di prodotto interno lordo, in pratica oltre 20 miliardi o giù di lì. Ossigeno per l'asfittico mercato italiano, gravato da un'incombente contrazione dei consumi, per un combinato disposto di alti incrementi tariffari, bassi salari, disoccupazione crescente, soprattutto giovanile, inflazione in ripresa e venti di recessione in arrivo. Ossigeno che per molti però, le famose lobby, è quasi anidride carbonica, perché a liberalizzare il mercato dei carburanti, per esempio, ci provò e in parte le avviò anche nel 1998 il governo Prodi con l'allora ministro dell'industria Bersani, ma oggi siamo ancora qui, tanto che nelle proposte dell'antitrust tornano ancora alcune misure come quella che permette ai gestori di rifornirsi dal produttore più conveniente indipendentemente dal logo del distributore, cosa che fa rizzare i capelli ai petrolieri, e poi ancora la possibilità di diffondere i distributori indipendenti, le cosiddette pompe bianche, o anche quelli completamente automatizzati, mentre anche nella maggioranza i mal di pancia ci sono, soprattutto sui taxi. Più licenze, più corse, prevede il documento, per abbassare i prezzi del servizio e dare più lavoro, ma i tassisti hanno già fatto sapere che si opporranno con tutti i mezzi. Eppure non ci sono solo i taxi. Pitruzzella fa sapere che tutte le liberalizzazioni verranno accompagnate da misure per attenuare i contraccolpi, perché andiamo ad intaccare interessi specifici, dice. Farmacie, ordini professionali con l'abolizione delle tariffe minime ed un authority per mettere ordine nell'ingarbugliato pseudo sistema italiano completano il quadro. Se le liberalizzazioni sono polemiche in qualche modo annunciate, in questi giorni invece abbiamo vissuto polemiche per qualcosa che è avvenuto. Stiamo parlando del famoso blitz dei controlli fiscali a Cortina. Si era detto bisogna farlo anche in altre località. Ebbene, è successo ieri. Gli uomini della Guardia di Finanza sono andati a Portofino, dunque in Liguria, ma non solo. E questo è il risultato, ce lo racconta Daniele Maglie. Dura la vita per gli evasori. Il blitz del 30 dicembre scorso nella Perla delle Dolomiti, Cortina, con controlli a tappeto su esercizi commerciali e auto di lusso, non è infatti rimasto isolato, ma ha avuto un seguito, non solo di polemiche politiche. Ieri, giornata dell'Epifania, sotto i riflettori della Guardia di Finanza sono finite alcune delle località più in voga della Riviera Ligure. 15 pattuglie e 30 agenti hanno replicato quanto fatto in Veneto. Portofino, Chiavari, Santa Margherita Ligure, Camogli, Rapallo, ma anche Genova, in particolare la Marina dell'Aeroporto ed il Porto Antico, sono state passate al setaccio dagli uomini delle Fiamme Gialle. Bar alla moda, ristoranti di tendenza, auto di lusso, la caccia all'evasore e senza quartiere. Controlli che, come a Cortina, hanno avuto l'effetto di far lievitare gli incassi degli esercizi sotto esame o quantomeno di moltiplicare il numero degli scontrini emessi. Ieri, infatti, solo un commerciante su 10 non ha rilasciato ricevuta fiscale, contro l'1 su 4 dello stesso giorno del 2011. A Cortina gli scontrini fiscali erano aumentati del 300%, con punte fino al 400% nei negoziati.
negozi di lusso. Il riscontro sulle supercar fermate sulle due riviere liguri, invece, si avrà fra qualche giorno, il tempo necessario ai finanzieri per verificare il rapporto tra la ricchezza dichiarata e quella effettivamente posseduta. Accertamenti strumentali nei periodi festivi, li ha definiti il generale Antonino Maggiore, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Genova, che ha poi aggiunto: i controlli si fanno quando c'è più affluenza, confidando che la gente nei giorni di festa non se lo aspetti. L'alto ufficiale, da noi contattato telefonicamente, ha anche sottolineato come questi controlli siano del tutto normali, normalità testimoniata dal dispiegamento di forze non certo straordinario. Fatto sta che anche operazioni come queste, che rientrerebbero nell'ordinarietà, in questo periodo sono destinate a suscitare polemiche roventi tra chi critica certe spettacolarizzazioni e i difensori senza se e senza ma del lavoro dell'Agenzia delle Entrate, sempre più nell'occhio del ciclone. E il Presidente del Consiglio Vicio sta parlando proprio in questi momenti a Reggio Emilia e ha dedicato buona parte del proprio discorso proprio alle polemiche scaturite intorno ai controlli sia della Guardia di Finanza che delle Agenzie delle Entrate. Innanzitutto Monti ha ringraziato gli agenti delle Finanze, ha detto che va a loro tutto il suo appoggio e l'appoggio del Governo, e poi, riprendendo un'espressione che ormai eravamo abbastanza abituati a sentire, no? Quella di mettere le mani nelle tasche degli italiani, Monti ha detto che non gli è mai piaciuta, ma che semmai, certo non è lo Stato, ma sono gli evasori fiscali che di fatto mettono le mani nelle tasche degli italiani, e che ovviamente sono inammissibili i sacrifici che vengono richiesti se poi ci sono persone che evadono il fisco. Ha detto Monti: una parte importante della ricchezza sfugge alla tassazione, accrescendo la pressione tributaria non ci si deve appunto sottrarre in alcun modo al fisco. Tutto questo per dirvi che ancora non sono assolutamente sopite le polemiche legate al blitz di Cortina prima e immaginiamo dunque adesso anche a quello di Portofino. Fa il punto per noi Barbara Batticciotto. Medaglia d'oro a Befere al comandante generale della Guardia di Finanza. L'evasione fiscale è un fatto criminale, un gravissimo furto ai danni della comunità nazionale. L'elogio pubblico a favore dei blitz anti-evasori arriva a sorpresa dal PDL, dal deputato Raffaele Lauro, membro della Commissione Affari Costituzionali. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza devono continuare a lavorare senza guardare in faccia nessuno, continua Lauro, al nord, al centro, al sud e nelle isole e in tutte le direzioni, non solo del commercio ma anche di chi, oltre allo stipendio pubblico, svolge un secondo lavoro in nero. Voce che ai compagni di partito deve suonare stonata, visti gli attacchi sferrati dal PDL contro Equitalia e i suoi metodi spicci per stanare i furbetti dell'evasione fiscale, ma soprattutto contro il regista dell'operazione Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché presidente di Equitalia, reo di essere andato in TV a Piazza Pulita e di aver polemizzato con Berlusconi. Le critiche più pesanti arrivano dal vicepresidente della Camera dei Deputati, Maurizio Lupi, che si ribella ad uno stato di polizia fiscale, da Nunzia Di Girolamo, che punta il dito contro il conflitto di interessi nel quale vive Befera, da Osvaldo Napoli, che parla di Stato strozzino, e dal capogruppo Fabrizio Cicchitto, secondo il quale l'operazione messa in atto da Befera ha scopi ideologici, politici e mediatici. E mentre Daniela Santanchè ne chiede la testa e attacca non si criminalizzi la ricchezza, Guido Crosetto propone una commissione d'inchiesta in Parlamento sui poteri di Equitalia, fermo restando che tutti sono d'accordo sulla lotta all'evasione fiscale. Sul blitz antievasione il PDL si è ritrovato a marciare insieme agli ex alleati della Lega, anche se il Carroccio sottolinea maggiormente l'accanimento contro il Veneto e il Nord e chiede più controlli al Meridione. A difesa dell'Agenzia delle Entrate si schiera invece compatto il centro-sinistra. Per il responsabile economia del PD Stefano Fassina, l'attacco di Cicchitto contro Befera è irresponsabile, vuole intimidire il fisco, dice. Per l'IDV è stata fatta una giusta operazione, mentre l'UDC se la prende con la politica, che deve smettere di fare l'avvocato di evasori o truffatori dello Stato. A quando le visite a sorpresa a Villa Certosa e in Parlamento, si chiede invece Beppe Grillo, che sul suo blog ironizza sui blitz di Cortina e suggerisce di andare in vacanza con il tributarista. Prenderà il posto dell'amante, scrive, e costa anche meno. La cronaca adesso con le indagini serratissime sul delitto del commerciante cinese e della sua bimba di appena 9 mesi. Il cerchio sembra stringersi davvero intorno agli autori del delitto. Antonella Galli.
Gli investigatori ora sono ad un passo dalla soluzione, sanno chi cercare. In mano hanno la borsa con il bottino abbandonata in un casolare, forse solo nascosta. Hanno il motorino con il quale i due killer sono fuggiti dopo l'agguato. Hanno i loro caschi con i quali si sono coperti il viso durante l'aggressione a moglie e marito, che in braccio aveva la sua piccola di appena 9 mesi, uccisa con un colpo in fronte che poi ha raggiunto l'uomo al cuore. Hanno anche una maglietta sporca di sangue, che significa un DNA. Un pezzo dopo l'altro il quadro si fa così più chiaro. Non un paio di balordi tossicodipendenti che sotto l'effetto della droga volevano rapinare due passanti, ma gente che sapeva e bene quello che la coppia aveva in tasca. Soldi, tanti soldi, più di 10.000 ne sono stati trovati nella borsa della donna, altri 3.000 nella giacca dell'uomo, troppi per essere l'incasso del loro bar. Denaro che invece i due raccolgono tra gli stranieri del quartiere per trasferirlo all'estero con un'agenzia di money transfer. Un flusso di denaro forse non del tutto trasparente. La donna, l'unica sopravvissuta, in un primo momento infatti non ha detto che nella sua borsa c'era tutto quel denaro. Lo ha rivelato solo ieri agli investigatori, che così hanno virato la loro caccia tra chi era al corrente dei loro affari. E allora potrebbe trattarsi non di italiani, ma di chi conosceva quel giro di denaro. Stranieri, a Torpigna e Tara ce ne sono tantissimi, non solo cinesi. Prenderemo gli assassini, ha detto anche il ministro dell'interno Cancellieri, che lancia l'allarme, parlando di un clima pessimo in Italia. Il timore del ministro è che la violenza nel nostro paese possa acuirsi per le tensioni sociali dovute anche alla crisi, tanto da affermare: non mi aspetto un anno tranquillo. Potrebbe essere stato rintracciato, ma non è una buona notizia, Roberto Straccia, 24 anni, studente di Pescara, era scomparso improvvisamente il 14 di dicembre scorso. Ebbene, il corpo di una persona che potrebbe essere Straccia, perché ha indosso un paio di calzoncini rossi e una giacca vento azzurra, è stata ritrovata, pensate, al largo di Bari, nella zona di Palese. Il corpo è stato recuperato, è stato portato nell'Istituto di Medicina Legale. Lunedì ci sarà l'autopsia, che potrà dire se si tratta davvero appunto dello studente pescarese scomparso ormai quasi da un mese. Adesso invece noi ci spostiamo nello stretto di Hormuz, ma in questo caso non per raccontarvi ancora del braccio di ferro e delle tensioni fra Stati Uniti e Iran, ma in realtà di un gesto distensivo proprio degli Stati Uniti, che inizialmente non è stato riconosciuto dall'Iran, e la riconoscenza non è sempre facile. Damiano Ficoneri. Una richiesta d'aiuto, questa volta nel mirino dei pirati somali un mercantile battente bandiera delle Bahamas. Era giovedì, proprio mentre la quinta flotta guidata dalla portaerei Stennis era impegnata in un confronto a distanza con la marina iraniana, dopo la minaccia di Teheran di bloccare lo stretto di Hormuz, una delle principali rotte per il commercio mondiale di petrolio. Dalla quinta flotta si stacca il cacciatorpediniere Kid, che abborda un vecchio peschereccio usato come nave madre dai pirati somali. I marinai americani mettono fuori combattimento 15 pirati e trovano una sorpresa, 13 prigionieri, tutti pescatori iraniani. Il barcone risulta infatti essere l'Al-Molai, un peschereccio battente bandiera di Teheran catturato ben 40 giorni fa, ora di nuovo libero ed in rotta verso casa. A Teheran il clima di tensione politica in un primo momento fa passare sotto silenzio la notizia. L'agenzia di stampa IRNA precisa che gli americani sostengono di aver liberato dei compatrioti, ma non ci sono prove. L'Al-Molai è però davvero in rotta verso casa e Teheran è costretta a cambiare registro. L'azione del grande Satana americano allora diventa un atto umanitario e positivo. Tutti i paesi dovrebbero comportarsi nello stesso modo. Non è pace fatta, ma solo una tregua momentanea. Europa e Stati Uniti sono ad un passo dal varare nuove sanzioni per bloccare il programma nucleare iraniano. Il cacciatorpediniere Kid è già in rotta verso Hormuz, dove lo attende schierata la marina degli Ayatollah. In Nigeria, ora, dove non si fermano le violenze contro i cristiani, e di fatto il paese, soprattutto la parte nord-est, è allo sbando. Paola Mascioli. La follia omicida degli integralisti di Boko Haram ha colpito di nuovo, determinati a cacciare tutti i cristiani dal nord della Nigeria, a maggioranza musulmana. I fanatici islamisti hanno attaccato ancora una chiesa, uccidendo 8 persone, e fatto irruzione in una casa dove era in corso la veglia funebre della vittima di un altro attacco. In diverse città del nord-est ci sono stati poi scontri con la polizia e assalti ai commissariati. La caccia scatenata dai talebani nigeriani ai cristiani, spesso evangelici, nel nord del colosso africano, rischia di aggravare
aggravare la già difficile convivenza tra i fedeli delle due principali confessioni del paese. I 160 milioni di nigeriani sono in parte cristiani, la maggioranza vive nel sud, e in parte musulmani. Tra le due comunità periodicamente si scatenano le violenze con attacchi a chiese e moschee. La religione ha accentuato antiche rivalità interetniche. Le difficili condizioni in cui vive la popolazione non aiutano la pacificazione. Ma gli integralisti della Boko Haram hanno alzato il tiro, portando la morte la scorsa estate anche nella sede ONU di Abuja. Da allora non si sono più fermati, fino alle bombe di Natale, fino agli attacchi di stanotte. Il presidente Jonathan Goodluck, dopo le stragi, ha proclamato lo stato d'emergenza, che però non ha fermato gli attentati. Inoltre il paese è sull'orlo del caos a causa delle proteste che da una settimana incendiano le piazze. Il 1° gennaio il governo del principale produttore al mondo di petrolio ha cancellato i sussidi al prezzo della benzina, facendone più che raddoppiare il prezzo. Un aumento che, nelle intenzioni, dovrebbe favorire la crescita dell'economia e liberare risorse per lavoro e salari, ma con i carburanti sono aumentati anche i biglietti dei mezzi di trasporto. Le proteste sono scoppiate. In tutte le città le piazze sono piene di gente che non intende e non può permettersi di accettare un simile aumento. La polizia sta rispondendo con il pugno di ferro, surriscaldando un'atmosfera già bollente. Il paese è sull'orlo dell'abisso, la prossima settimana gli scioperi generali bloccheranno tutto, a risentirne potrebbero essere anche le compagnie straniere che operano nel Delta, italiane comprese. Adesso invece ci trasferiamo in Germania, perché saranno anche i primi della classe, però hanno anche loro i loro scandaletti politici che non passano inosservati. Paolo Argentini. In principio fu Muntazar al-Zaidi, il giornalista che nel dicembre del 2008 a Baghdad bersagliò l'allora presidente George Bush con una scarpa, peraltro abilmente schivata, dal capo della Casa Bianca. Diventò presto una moda in molti paesi islamici. Oggi a Berlino si tenterà una riedizione tedesca di quel gesto, che se nel mondo arabo è segno di profondo disprezzo, nella versione europea si colora di ironia. L'appuntamento è per le 2 del pomeriggio a Berlino, davanti a Palazzo Bellevue, residenza ufficiale di Christian Wolff, il contestatissimo presidente tedesco, coinvolto in uno scandalo che mette in discussione la sua moralità e il suo rispetto per le regole base della democrazia. I militanti del gruppo informale Lobby Creativa del Futuro hanno specificato che in nessun caso si ricorrerà al lancio delle scarpe, che verranno solamente mostrate per esprimere indignazione. Ma cosa ha fatto arrabbiare gli indignati di Berlino? Da qualche settimana la Germania si appassiona alla vicenda partita nel 2009 con un prestito di 500.000 euro a tasso agevolato ricevuto da Wolff. Qui in visita al Quirinale lo scorso anno, Wolff era a quel tempo governatore democristiano della Bassa Sassonia, i soldi di un amico imprenditore. Segue un primo scandalo nel quale Wolff, tra smentite e imbarazzi, finisce per coinvolgere anche sua moglie. Insomma, non una bella figura, il che non gli impedisce di diventare nel giugno del 2010 il 10° presidente della Repubblica Federale Tedesca. Tutto risolto dunque? No, perché circa un mese fa il presidente chiama la redazione del potentissimo quotidiano Bild Zeitung per impedire la pubblicazione di un articolo sulla storia del prestito, molto critico nei suoi confronti. Il messaggio lasciato da Wolff nella segreteria telefonica del direttore della Bild diventa prova del tentativo del presidente di censurare la libertà di stampa. Uso e limiti del potere, rispetto delle regole, moralità della casta. Ce n'è abbastanza per dividere il pubblico tedesco tra chi oggi chiede le dimissioni immediate del presidente e chi invece lo considera una vittima dello strapotere dei media. Allora, torniamo in Italia, occupiamoci del campionato di calcio che oggi riprende dopo la pausa natalizia, ma anche del calciomercato che invece non si è mai fermato. Paolo Colombo. Il tormentone di questo calciomercato invernale continua, la trattativa per Tevez. Da derby tra Inter e Milan diventa ora dopo ora un vero e proprio intrigo internazionale. Intanto l'argentino si è portato avanti col lavoro, scegliendo già casa a Milano nel quadrilatero della moda, un affitto da 5.600 euro al mese, alla faccia della crisi che attanaglia le famiglie italiane. Ma l'incredibile asta fatta di rilanci tra i due club, che preferirebbero però il prestito del giocatore, si è aggiunta nelle ultime ore l'offerta di 35 milioni di euro degli sceicchi proprietari del Paris Saint-Germain per l'acquisto immediato dell'argentino. Offerta che supera di 10 milioni di euro quelle delle due milanesi, che salderebbero comunque alla fine del prestito.
Mancini è ormai assediato dalle telefonate, ultima ieri quella di Carletto Ancelotti, neoallenatore della squadra parigina, che ha pressato il suo collega affinché possa far da tramite con la proprietà del Manchester City. Una cosa è certa, che alla formazione inglese servono soldi cash per acquistare il romanista Daniele De Rossi, altra pedina importantissima di questa scacchiera di calciomercato. Ieri a Roma è arrivato James Pallotta, il coproprietario dei giallorossi, per tentare il rinnovo del contratto al centrocampista e per evitare così la cessione al City tra pochi giorni oppure al Real Madrid nel mercato estivo. Il vero nodo del rinnovo resta la differenza tra i soldi richiesti da De Rossi e quelli offerti dalla Roma. Intanto questa mattina in conferenza stampa Luis Enrique non si è detto preoccupato della vicenda. Secondo il tecnico della Roma, De Rossi rimarrà in giallorosso perché questo è il desiderio del calciatore. Oggi si riparte con il campionato. Le prime a scendere in campo alle 18 saranno Siena e Lazio, con i toscani alla disperata ricerca di punti ed i biancocelesti che vogliono tenere le posizioni alte della classifica. In serata a San Siro andrà invece in scena Inter-Parma con Ranieri che vara una formazione atipica priva di 5 titolari tenuti a riposo in vista del derby di domenica prossima. Concentrazione massima sugli avversari di stasera e guai a parlare al tecnico di Tevez. Non voglio parlare di giocatori che non ci sono, parlo soltanto della partita del Parma, scusatemi ma non posso venire dietro a tutte le chiacchiere. Voi fate un lavoro differente dal mio, voi parlerete tutto il mese di mercato e noi non possiamo andare dietro a queste chiacchiere, noi dobbiamo fare i fatti e basta insomma. E noi invece ci occupiamo di basket perché oggi c'è anche l'anticipo della 15ª giornata di basket. La partita è fra la capolista Milano e il fanalino di coda il Teramo alle 16, la diretta qui sulla 7. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità. Allora, non ci sono notizie da darvi dell'ultima ora e quindi non mi resta che ringraziarvi per averci seguito, salutarvi. La prossima edizione alle 20, lo sapete, e buona giornata. Due settimane fa alla stazione Leopolda di Firenze c'è stato il Big Bang di Renzi. No, Big Bang, Renzi sai che è il grande rottamatore, quello che si sente giovane, tutto giovane e vuole rottamare tutti, no? State un attimo qua, abbiate un minimo, perché prendo una parrucchetta, mi metto e poi facciamo la Leopolda. Un secondo, ragazzi, datemi un attimo, guarda. Perché praticamente, cioè... Perché io salve, ragazzi. Vieni qua, mi vuoi venire dietro? Per favore, vieni qua! Dove vai, stupida? È la mia auto blu. Salve. Sei andata a scontrare. Che figata. Io quasi quasi ci cambio le gomme. Le metto più larghe. Salve, sono Matteo Renzi. Salve, sono talmente giovane che quando mi fanno i complimenti sulla spalla faccio il rottino. Salve, sono Matteo Renzi, per gli amici Renzi Invest. Ho fatto il Big Bang alla Leopolda, ci siamo divertiti un sacco. C'era Giorgio Gori, c'era Parisi, a un certo punto è arrivato anche SpongeBob. Che ganza sta macchinina, è stata una figata. Abbiamo parlato molto di colori, di forme di bellezza. Sembrava una convention della L'Oreal. Salve, sono Matteo Renzi, bisogna prendere atto che oggi la sinistra non funziona. Per questo ho fatto un programma di destra. Il mio programma di governo l'ha scritto Giorgio Gori, volete sentire? Vi va di sentirlo? Si parte con la liberalizzazione, poi c'è il decreto sviluppo, stacco pubblicità. Rientro studio, dialogo con le parti sociali, stacchetto musicale di Confindustria, si torna in studio, meteo, telepromozione, riforma della giustizia e poi stop al televoto. Chi è? Ma che palle! Scusate, la mia giunta.
Dai, sono... No, so... Il mio staff... Che volete, dai? Si sta a parlare... Scusate, lui è il mio ufficio stampa, lui è il mio segretario. Lo so, sono un po' vecchi, ma ricercavo d'esperienza. Ragazzi, si fa palla avvelenata! Sindaco, mi dispiace, ma prima bisogna votare le delibere. Che... Le delibere sono politica vecchia. Lo so. Basta, non si può chiamare in un altro modo. E come? Non lo so, Baricco direbbe alito di decisione. Sì, ma sindaco... Sindaco, i dipendenti comunali l'hanno contestata. Mi hanno contestato in un modo vecchio, va bene. In un modo vecchio, perché potevano mettere delle Mentos nella Pepsi e imbrattavano tutta la Leopolda. Ci si divertiva che era una figata, ragazzi. I giornalisti che chiedono se lei vuole fare Presidente del Consiglio, cosa gli diciamo? Io non voglio fare Presidente del Consiglio, va bene? Fare il Presidente del Consiglio è politica vecchia. Io voglio fare la tournée del Big Bang, va bene? Voglio fare un monologo sulla bellezza. Voglio essere sul palco, sparo due battute su Veltroni e Bersani, cito qualche poeta cazzo, capito? Qualche frase effetto tipo che colore c'ha la paura? E poi se ci sono tanti applausi, Presidente del Consiglio lo faccio come bis. Sì, ma sindaco, la politica, stia fermo, la politica ha bisogno di proposte concrete, non di monologhi. Ma di Marx, a questo qui, che gli è rimasto? Marx? Bruno Mars? Mi è rimasto un video. Ragazzi, si fa un video! Che figata! Si fa un video! Si fa il video di Bruno Mars! Grazie, Giorgio Gori. Loro sono Parisi, Giorgio Gori e Baricco. Che figata! Si fa il video di Mars! Aia, siete pronti? Big Bang è un movimento di giovani, tutti dai 43 in su. Scarichiamo le idee coi nostri phone, ci strizza l'occhio Berlusconi, ma oltre a questo siamo dei giovani. Noi siamo la novità, diciamo vecchio vietà, tutte copiate da un Forlani di 30 anni fa. Noi figli di Barbie e di Ken. Abbiamo valori un poco vaghi, uguali a quelli di Draghi. Non ci ispiriamo a Craxi, Gianni Letta, Bini, Smaghi, perché la faccia è tutta in Moplay. Oh, 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 Bersani, 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 ti qua te. Big Bang è un movimento di giovani, tutti dai 43 in su. Oh, siamo partiti dal binario 3, destinazione Arcore, ma soprattutto siamo dei giovani, niente di più. Sono talmente giovane che il mio aereo privato va a gettoni, niente di più. Sono talmente giovane che vesto solo intimo della Pampers e niente di più. Grazie a Cecilia, Daniele e Claudia. Grazie a Cecilia, Daniele e Claudia. Grazie a Giove e Pietro. Ragazzi, no, vabbè. Potrebbe sembrare un caso di nepotismo, e lo è. No, però, no, perché dovevo fare Renzi. Mi serviva lo staff e i bambini, per me loro sono, erano qua a disposizione. Ecco ragazzi, io però, loro sono il nostro futuro. Speriamo ragazzi che nel futuro ci sia qualcuno che governi con un briciolo di senso dell'etica. Quale etica? Eh? Quale etica? Come qua? L'etica, la morale. Sì, ma l'etica cristocentrica o l'etica relativistica? Io stavo parlando dell'immoralità. Sì, ma l'immoralità è soggettiva. Ma la soggettività è oggettiva? Non secondo gli schemi percettivi razionali.
Cosa? Spento! Ma cosa non è spento? Gli occhiali. Buonasera e bentornati a Ketzinger, il programma che proprio quest'anno ha preso il premio Nobel per la ricerca. Lo ha preso a quello che l'aveva vinto. Stasera a Ketzinger parleremo del dono della sintesi. Fatto. Ketzinger, la grande storia di Ketzinger. Davvero, davvero, le crociate terminarono col 32 orizzontale? Vangeli apocrifi. Cristo aveva promesso la salvezza. È vero che prima però aveva chiesto dei rinforzi a centrocampo? Ketzinger, il programma che sta alla scienza come la fonduta sta all'intolleranza al lattosio. Ketzinger, Ketzinger, Ketzinger! Preistoria, prima della scoperta del fuoco, quanto erano nervosi i fumatori? Misteri della fede. Com'è che dopo i 50 anni non riesci più a sfilarla dal dito? Misteri alimentari. Alla scoperta dei crackers, è vero che esiste una confezione dove sono ancora tutti interi? E poi la grande geografia a capocchia di Ketzinger. Atlantide, è davvero affondata o sta solo cercando di battere il record di apnea? Gran Sasso, finalmente trovata anche la grande fionda. Ketzinger, Ketzinger, qui a Ketzinger questa sera, a Ketzinger, sesso, 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 sesso. Oh. Scusate, vizi e forza di volontà. Per smettere con la masturbazione occorre soprattutto polso fermo? E ancora misteri misteriosi a Ketzinger, a Ketzinger. Amici immaginari, esistono davvero? Ve lo racconteremo io e Fabrizio qui accanto a me. Parleremo anche di quella parte del cervello responsabile della memoria che si chiama... Comunque ci siamo capiti, no? Ketzinger, il mistero dell'uomo più alto del mondo. Perché te lo ritrovi sempre al cinema seduto davanti a te? Ma il mistero più grande è come è possibile che io sia ancora vice direttore di Rai 2. Tutto questo è Ketzinger! Ketzinger!